Trotta, trotta, cavallino, trotta, trotta, somarello. Amore, vieni qua che c'è il tuo nuovo figlio. Sì. Ma hai l'abilità di un capriolo morto. 2021 l'attività fisica l'abbiamo fatta. Buongiorno mia amate bussole, benvenuti in questo nuovo video. E buongiorno mia amate bussole, come state? Bene. Spero tutto bene. Benvenuti in questo nuovo video. È un unboxing. Non è un unboxing, è successo questo. È un unboxing. Dobbiamo dire quello che è successo. Nelle settimane scorse, penso anche da voi, è successo il delirio con il tempo, nel senso che sono state diverse grandinate che a noi hanno allagato il balcone. So che alcune di voi si sono rotte macchine, hanno distrutto cose, mi dispiace tanto, ma anche noi abbiamo subito la nostra perdita. Ovvero, sì. Racconta un po'. Praticamente il balcone era il luogo designato a stoccare e conservare tutti i regali e tutte le cose che ci sono arrivati in attesa dell'apertura. In attesa dell'apertura nella casella postale. Perché noi non abbiamo più spazio in non casa. Non sappiamo più dove mettere. Li abbiamo mezzi nel box e quasi tutto sul balcone. Praticamente i balconi, cadendo tanta roba, si è otturata la griglia che fa andare giù l'acqua e si sono allagati. Yeah! Comprese tutte le borse con tutte le lettere che sono diventate tutte delle bellissime pappette di carta. Sì, molto molto belle. Però fortunatamente moltissime cose siamo riusciti a salvarle. Quindi ora apriremo i sopravvissuti dei vostri regali. Ora mi dispiace, anzi ci dispiace se il vostro disegno, magari la vostra lettera si sia spappolata, ma sono cose che succedono e in realtà con i danni che ci sono stati fatti non è stata la cosa peggiore. Sì. Esatto, poteva andare peggio. Sei pronto? Prontissimo. Allora, diciamo che tutta la roba che è stata salvata è perché ero plasticosa, perché certo. Quindi non si è sciolta o magari era imboscata bene, nascosta bene. Iniziamo con un bellissimo cartellone da Alice. Per Salve Pica da Alice. È un quadro più che un cartellone. È un quadro bellissimo, anche perché i cartelloni sarebbero sciolti. Ti piace, nonna? C'è anche Goggo, è vero. I Love Cats, il tuo logo e il mio logo. Grazie, grazie. Piccola. Mi dispiace anche un'altra cosa, che non abbiamo i vari nomi di cui sono state fatte cose. Qua per esempio Alice l'ha scritto dietro e la carta si è persa tutta. Qui abbiamo qualcuno che ci ha regalato dei giochi, quindi possiamo inventare dei nomi. Grazie Franca, grazie mille per averci mandato. Cos'è? È un gioco interattivo per gatti, l'ho guardato, cioè avevo già guardato la scatola. Praticamente tu metti tutte queste cose qua. Sì. Così con dentro i croccantini e i gatti si divertono ad aprire le cose per tirare fuori i croccantini. Ma i nostri non ce la farebbero mai. Non è detto. Ma guarda che qua c'è scritto di mettere l'acqua. Ah no, forse per di sciacquare. Ok, quindi lo porteremo a casa, ma state sicuri che i nostri gatti non capiranno niente. Poi. Oddio, che carina. Barbie la Sabri. Mi ha fatto già i capelli. Oddio no, raga, le scarpe Nuts. C'è scritto chi è? No, non l'ho trovato. Guardate che bello, raga. Ha fatto i miei capelli. La giacca con il mio logo dietro, il toppettino, le collane come porto io e le scarpe Nuts. Allora, chiunque tu sia stata, facciamo Anna. Grazie Anna. Bellissima. Tra l'altro bel nome, bravo, un nome palindromo, bravissimo. Ma non si chiamerà Anna, non abbiamo i nomi. Bellissimo, penso uno dei regali più belli e creativi che mi siano stati fatti. Grazie amore. Ho trovato, cos'è questo? Il pigiamino mask. Ah sì. Fatto a uncinetto, questo wow. È stupendo. Ce lo ruberanno sicuramente i nipotini perché è bellissimo, è un cartone per bimbi, è stupendo. Poi? Oh, un po' di comodità, pannolini, ci servivano. Perché è ottimo quando ci regalano salviettini, pannolini, certo. Shampoo, dentifrici. Sono regali super utili. A parte che molto spesso gli shampoo e queste cose qua li portiamo in ospedale. Ora no, perché è impossibile per il Covid andare. Però noi abbiamo sempre portato le robe delle fiere a loro. Qua c'è un sacchetto I love my cat. Penso che c'entri con i gatti. Sì, penso di sì. Oddio, quante robe carine. La butto lì, mi sembra che questa roba qua era insieme a questo, era possibile. Tutto insieme. Possibile. Qua c'è una bellissima coperta. Bella. Oddio, se lo vede Cocco. Oddio. Oh, questo per questo Cocco è bellissimo. Impazzisce. Anche se per gatti Cocco impazzisce. Questo mi sa che è per Cocco, Questo è per te, amore mio. Uno lo possiamo lasciare qua, mia, dai. Sì, dai. Uno. Le palline per i gattini. Belle. Grazie, amore. Quanta roba meravigliosa ci hai regalato. Un delfino. Oddio, no, questo è un pesciolino per Gogo. Che cosa vuoi, mia? Le palline, ma quante cose. Ma hai un negozio di animali, amore. Ma che bello, facciamo giocare un po' mia. Mia, pronta? Vai. Ok, quello non andrà a Cocco, l'ha rubato mia. Sta passando Ferruc con una maglietta verde. 143. 143, come la mia. Le trovate nel mio merchandising. Swipe up per vederlo. Non c'è lo swipe up su YouTube.
Questa è quella che volevo, l'ho sempre voluto. C'è anche Varesina, Ele, Bandana Rosa, Lama. Questa ce l'hanno portata al mercato di Angela, me lo ricordo. Perfetto, questa la mettiamo subito via. No, aspetta, una volta sola. Ha fatto la notte. Bellissimo, bravissima. La facciamo sparire. Ci sono le caramelle dentro. Quelle le puoi prendere. Grazie. No, le porto sul camper, lasciale lì. Okay, le porto sul camper. Questo. La voglio portare in vacanza. Ti prego, fammela portare in vacanza. Tu l'ultima volta. No. Cavolo, non funziona più, peccato. Oh, mi sa che qua c'è qualcosa per te. Grazie mille, questo lo volevo. Ma fallo vedere cos'è, ma che, quanto pesa? Ma che quanto pesa? È. Anche nonna vuole vederlo. Perché la bobblehead con la testa oscillante. Tira fuori Yoda. No, super carino. Immagino che questo. Questo è mio, grazie, me lo porto subito a casa immediatamente. Non riesco a toccarlo io questa cosa. Oh, la puoi toccare te? Certo. Che bello è! Ren. Allora, Ren. Io scusate, ma ho un problema a toccare questo materiale, non ce la posso fare. È sughero quel materiale. È sughero, ok, aspetta. Mi dà fastidio. Stupendo, ma come hai fatto a farlo? Sei un artista. Non toccarlo davanti a me, ci ho visto! Bellissimo, ragazzi, solo che io ho un problema col legno, col sughero, non riesco a toccarlo. Mi sta dando fastidio questa roba che stai facendo, amore, ti prego, non farti vedere da me. Però chiunque tu sia stato, ma è stupendo. Bello, lo appenderò al muro e non lo toccherò mai. Abbiamo altri quadri, bellissimo, per il mio idolo da Maddalena Merlo. Wow. Stupendo, bravissima. Ma che bellissimo. Bello, bravissimo. Grazie. Mi sa che c'è un pop per me. Vediamo. Testa in giù. Ah, scusate. È il mio Woody! Che bellissimo, bello. Questo lo metto insieme a Baby Yoda. No, non lo metto insieme a Baby Yoda, lo metti sulla, nella mia mensola. Oddio, sono vede Gogo. Palpalline, questo è qualcuno che sa che Gogo adora palpalline. No, è per i gatti, lo so, ma Gogo lo adora, si chiama Palpalline. Lo adora tantissimo, grazie. Lo metto qui insieme alla cosa dei gatti. Poi abbiamo un... Qua ci sono degli adesivi. Belli. Ah, forse sono quelli da stirare sopra qualcosa, perché vedo la carta dietro. Questo è bellissimo. Sarà qualcosa in aiuto degli animali. Allora, ci hanno comprato questo portachiavi col cane. E c'è scritto: con l'acquisto di questo oggetto ci permetterai di far fronte alle spese veterinarie e di alimentare tanti piccoli animali e amici a quattro zampe in difficoltà. Bellissimo. Associazione Anch'io Voglio Correre. Grazie, quindi bellissimo. È una fan che ha comprato questo per noi, quindi ha donato. Esatto. Bravissima. Grazie mille. Grazie, questo stupendo. È bello. Questo, amore, devo leggertelo io. Ma io so cos'è. Allora, qualcuno ci ha regolato tutte le canzoni più brutte. Ma no, ma raga, che roba brutta. Tutte le canzoni più brutte dai Pinguini Tattici Nucleari. Sì. Apro. Ah, ho capito. Sì, sì, canzone non trovata, canzone non trovata. Un libro nel senso tutto vuoto. Che sono tutte belle. Eh sì. Ma infatti, ma scusa, ma l'hanno pagato? Certo. Questo per me è l'altro, direi. È geniale, geniale. Bello. E poi qua c'è un altro libro, ma capitano tutte a me. Mi chiamo Lori e sono una delle anziane che segue il tuo canale. Ho iniziato a seguirti. Grazie a mio figlio che è un tuo fan. Ma grazie, hai scritto questo libro durante il primo lockdown. Come si chiama? Dillo un po'. Lori del mare, ma capitano tutte a me. Grazie. Mi sento un po' Ezio Greggio e Enzina alla fine di Striscia. Di Striscia. Questo me lo porterò al mare, anche perché non è una lettura grandissima, quindi mi fa piacere. 119, me lo leggerò tutto durante questa vacanza. E poi c'è la sigla. Grazie, a domani, ciao mamma. Virus, 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 ma quanti bla bla. Questo è un sottopentola con scritto Nuts. Ah, Nuts. Nonna, che bello, ti serve un sottopentola? Oggi lo proviamo con la pasta. Okay. Quando mangiamo la pasta lo mettiamo qua. Okay. Poi abbiamo... Questo perché meraviglia. Non ti lavi, te l'hanno regalato. Guarda mia che sta giocando ancora col coso. Ma mia, almeno ti posso almeno staccare l'etichetta? Prendilo, vai! Shower gel, body lotion, bombe da bagno. Ma bellissimo, posso aprirlo? Certo. L'asintomatico è già qua. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Una spugna da bagno. Bello. Delle bath bomb. Wow, allora, una lozione e quello shower per lavarsi. Gel. Vedo che c'è Snoopy, che roba carina. Un planner. Così questo puoi scrivere bello. Tutte le cose della settimana. Questo sarà fisso sulla mia scrivania. Vorrei comprarne uno anch'io così. Beh, volendo, c'è di me. Di Baby Yoda. Che bello. Questo mi serve, me lo metto geniale. Nello zaino. Qui abbiamo qualcuno che c'ha... Bello, queste sono candele oppure o sapone. Cose... Esatto, forse sono saponi. Annusiamo un po'. Io li adoro. Nonna, senti che buoni. Sa di sapone. No, che meraviglia. Ciotole per il cane. No, guarda quanto bella.
Ma bellissimo! La ciotola col cocomero diventerà la preferita di Goggo e anche... Direi una calamita dalla sì, magari non è dalla stessa persona, però vediamo di dov'è la calamita. Riva del Garda. Riva del Garda, che è vicino a Gardaland, vero? Sì. Bellissima, l'attacchiamo sul nostro frigo. Abbiamo un altro pop. Amore, sempre tu. Grazie, BB8. Lo stavo per dire io, l'avevo letto qua, BB8. Ma grazie, questo è bellissimo. Cos'è? Un qua. Ah, ma che bello! No, è una bambina. Ah, è un gatto a forma di. È un palloncino a forma di gatto. Questo è un quadro che ha fatto qualcuno di voi, lo trovo stupendo, è un'opera d'arte. Guarda che bello, nonna. È un'installazione. Yes, è un'installazione. Cosa c'è? Cos'è? Cos'è? Oddio, quello no, cos'è? Quello non cos'è? È vero. Mamma, quelli là. Come non si chiama? Diamond painting. Ma bellissimo! Questa è la mia nonna, foto che abbiamo fatto ai Caraibi. È la foto di Alessio fatta ai Caraibi. Guarda che Alessio dal pixel art. È fatto con i pennarelli, con tanti pallini vicino, guarda. Mamma. E questa io non riesco a vederla da vicino. Quanto cos'è? Ci puoi è la tua foto ai Caraibi? Ma stupenda, quanto ci hai messo? Vediamo se c'è il nome. Sì, l'ho visto sopra il mio disegno. Marghi pixel art. Bellissimo. Ferrucci. Fatto con i pennarelli da lontano. Bellissimo. 4 anni di lavoro, hai iniziato a fare questa cosa? 6 anni fa. Allora, qui abbiamo delle cose un po' miste. Un bel cerchio. Questo è per me. No, è per me, me lo metto subito. Questo è un lip balm. Ma che bello! È un balsamo per le labbra. Mi serviva proprio, ne stavo per comprare uno in farmacia prima. Mia! Squicun! Vai, Mia! Qui invece ci arriva sono da due Disneyland. Due caramite, una di Disney e una con un fenicottero rosa. Bellissime. C'è scritto per il frigo. E poi bello. Oh, anche questa qua da parte di una pussola. Quando siamo viste a Zoom siamo. A Zoom a l'anno Zoom, scorso sembra. Guarda, mi sono anche ricordata. E l'attaccheremo sul frigo. Fa vedere. Una matita per tutti e due, amore. Intende che siamo tre porcellini. Guarda che bello, con le gommine. Bello, grazie. Oh, mamma mia, un altro regalo proprio. Ma per quanti? Goggo, Quanti regali per Goggo? Ci mancava la penna per tirare i pugni. Bello, grazie, adoriamo te queste robe. Per Sabri da Mary e Clara, provami. Parla. Grazie amore, amori perché siete due. Grazie, stupendo. Adoro tutte queste cose. Adoro. Qua per Alessio dal Grillo. Sì, questi sono calzini della birra. In che senso? Sono calzini. Ma non ci di credo birra. E puoi anche utilizzare il boccale. Sì, sì, sono sì, calzini. Sì, sono calzini. Bellissimi. Stupendi. Grazie Grillo. Questo è un Sabri contro Ale, un bellissimo quadretto. Fa grazie. Vedere. A proposito, dobbiamo fare Sabri contro Ale. Potremmo farne uno in campeggio, Ma è uguale a quello dell'anno scorso. No, faremo un altro tema. Non si può scorreggiare in piedi. Esatto. Avviso, prendila come una mystery box. E no, è quella che abbiamo aperto nell'altro video, mi sa. Ah. Quello che avete già visto. Ok. I sacchetti per la cacca. Ci questi servono, ci servono tanti. Li lasciamo un po' la nonna, così la nonna quando non vuole andare in bagno può defecare nel sacchetto. Ok, bene. Li dividiamo anche con la nonna. No, nonna, sono per te. Per risparmiare, non andare in bagno. Grazie, Mati. Salviettine sempre utili. In realtà erano 2, 1 l'ho già rubata dal pacco perché mi sto struccando con quelle questi giorni. Sì, anche questo. Cos'è? È un burro di cavolo. Li stavo comprando prima per andare in vacanza. Io li uso. La miseria. Una calamita da Lecce. A Lecce, dove sta Bai? Ci basilica sta Paci. Di Santa Croce. Croce. Tra l'altro, esattamente qui davanti sulla destra c'è un posto che fa dei pasticciotti. Questa vabbè è scesa la foto, ma guardate che meraviglia, vediamo se c'è un nome. Questo è un quadro, dobbiamo sistemare solo la postura delle foto, grazie. Wow, grazie. Agnese. Agnese, grazie Agnese. Grazie Agnese. Per Peo, il mio gruppo sanguigno è A peuritivo, bellissima. Ah, iPad, maschera per occhi per da mettere le qua borse sotto, sotto gli occhi. Quindi la metterò quindi adesso. Quindi ti serve, a noi non serve. Abbiamo delle bustine, qua c'è un CD, le parodie raga. Bello, ma ce lo portiamo in camper. A casa devo star, Goggo Salentino, la mia vacanza è strana, la pasta, nella palestra che si fa, siamo foche da quarantena. Bellissimo. Stupendo. Una candela, noi adoriamo le candele, questa grazie. Questa la usiamo sicuramente in casa. Oh, mamma. Un altro quadro da una piccola pussola, grazie amore. Che bella la sua di compleanno. Guarda come sta. Guarda che meraviglia. Non ho il tuo nome, amore. Ah sì, auguri pussola. Pussola. Ti chiami Pussola, tanti auguri Pussola. Ma questa è una calamita. Quella senti. È una calamita, sì. Sì, è una calamita, sì, nonna. È calamitato. È bellissimo. Poi hai un altro quadro da punto Giada. Grazie. Oddio, una dog.
Prendilo mia! Il topino, Goku impazzisce per questo topino quando glielo giri, lo va a prendere e non lo molla mai. Calamita da Bergamo. Bella. Bellissima. Che cos'è questa? Bella calamita. Questo. Guantone bolliccione. Agita il guanto e gioca con le bolle sapone. Ma bellissimo. Questo lo teniamo qua perché voglio provarlo con Viola quando viene. No, questo è nostro, l'hai pagato tu. Raga, questo l'ho comprato io. Allora, no, aspetta, prima di farlo vedere. Andiamo in un posto, a Pinarella di Cervia, che salutiamo caramente. E lei dice, bellissimo, voglio mettere tutti i gatti sul vetro della macchina. E io le dico, sai com'è? Abbiamo 7 gatti, un cane, siamo tre noi, non c'è il vetro abbastanza grande. Ma no, figurati, saranno piccoli così, viene una cosa grossa così. Più grossa di tutta la macchina, non poi, ci sta sul vetro. Abbiamo deciso di non farlo perché abbiamo visto sul web che a delle persone che ce l'avevano gli hanno sfondato il vetro della macchina. Che salutiamo, tra ciao. L'altro. E allora abbiamo detto, no, forse è meglio evitare perché poi magari trovi lo scemo che devi farti uno scherzo, ma del genere ti fanno casini, quindi. Bello. Oh mio Dio, gli adesivi delle super chicche mi fanno impazzire, le adoro le super chicche. Powerpuff Girls. Qua biglietti ci sono di auguri. Biglietti di auguri. Belli, questi però possono vuoti, essere utili. Però li utilizziamo solamente con... una ghirlanda. No, sono tovaglioli. A forma di oggi vicino. Li utilizziamo, sì. E questi io li adoro, li avevo comprati anch'io. Sono praticamente dei rettangolini neri, ma voi con questa cosa di plastica fate i vostri disegnini stupendi. Dopo ne facciamo una alla capito? Nonna. Mia, guarda cosa c'è! Goku, prendilo! C'è il prato pieno praticamente. Dobbiamo andare a prenderli tutti. Ah, questi so cosa sono. Ah, sì, questi ce li hanno portati ad Angera, al mercato. Ed è la famiglia che gestisce il questo trenino. Trenino. Ci ha portato 1 miliardo di biglietti, ce n'è una già aperta. Golden Ticket, Associazione Jersey di Milano. Voglio vedere. Ha il piacere di invitare Pet a prendere friendly. A posto sul trenino panoramico per mostrarvi la meraviglia delle vecchie e della nuova Milano. Bellissimo. Potete venire tutti perché abbiamo 100.000 biglietti. Esatto. Quello per fare i popcorn, che buoni. Poi abbiamo delle calamite, tu apri questa amore. Certo. Quella da Torino, grazie Pusa di Torino. Quella da Lerici, dov'è Lerici raga? In Liguria. In Liguria. E da Rimini. Wow. Poi abbiamo una S che si illumina anche. Ah, bellissima. S di Savona, ho capito, no, cosa intendevo. S di Sabrina. No, no, di Savona. Lo scotch questo sia nostro. Ecco dove era finito. Dalla Sicilia sono arrivate le calamite. Un bracciale, mi sa che è per te Ale. No, questo è per Sabri. No, io me lo sono già messo, ce l'ho qua, guarda. Ah, è vero, quello al mercato. Questo ce l'hanno portato i Twins, se non mi ricordo con male. Con una loro amica, sì. Ah, forse dall'amica dei Twins. Dall'amica da dei Irene Twins. E Giorgia. Grazie, bellissimo, lo metto su subito. Da Parigi. Bella. E da Anagni. Dov'è Anagni? Anagni è verso Roma. La giornata è molto meglio col cane. Bella. E qui c'è una collanina con il ciondolo a forma di zampa, stupenda. Molto bello. Oh mio Dio, che bella! Ancora biglietti per il treno, se volete venirci. Ale, guarda! Facciamo un raduno sul trenino. Cosa sono? Mutandine. Ah, no! Che bella! È una mascherina, bella! Che bella, col mio nome! La metto subito nello... anzi, la metto in tasca, così mi porto quella. Questa me l'ha regalata Chiara, che abita a Besano Brianza e ha 8 anni. Grazie, amore! Ho trovato una busta che si è salvata, è un po'... sì, è un po' molliccia. Storpia. Ah, la seconda donazione di prima, quindi il cane. Questa ce l'ha mandata Viola. Vai. Pika, ciao Pika, sono Viola, vengo da Bergamo, suono la chitarra e mi piace cantare, studiare, wow, specialmente la letteratura. Che ma bello, bellissimo. Questo è solo per te. Grazie, infatti me lo tengo. Poi qualcuno di voi mi ha regalato una smemoranda 2021, ma il mio diario dovete acquistare. Grazie mille per questa smemo. Dovete sapere che quando io ero ragazzina utilizzavo la smemo e quello della Seven, di Ventone mi sembra si chiamasse. Ma la calamita a forma di pantaloni l'hai già fatta vedere? No, che bella. Non so di dov'è. No amore, ma questi calzini con questi sono miei. Le lampadine. Questi me li ha portati Domitz, bellissimo, se non mi ricordo male, grazie. Calzini. Poi, con le lampadine. Abbiamo un sacco di lampadine, di calamite africane e una calamita di Loano. Loano è a? È in Liguria. Bravo. Lo buco di sedere. No. Ah, no. No, che carina questa calamita con i gocciolotti. Bello. Bat Bomb, sempre a forma di cuore, meravigliosa. Un'altra calamita con... ah, è quella e l'altra, quindi saranno insieme. Sì, da mettere insieme a questa qua, guarda che belle. Avranno spazio sul nostro frigo. Fatto a mano, questo è un portachiavi con su un tronco di legno scritto il mio nome. Bellissimo. Un'altra Bat Bomb, fa vedere che bella. Altre penne combattenti. Prendi questo. E questa invece è una penna con un lama. Ah, un'alpaca forse. Un'alpaca che schiacci giù e vengono le penne. Poi calamita raffica, falle vedere. Allora, calamita con scritto love.
calamita con scritto Vaticano e di Roma comunque. Calamita di con un gufo. Calamita con scritto tu mi fai sorridere. Questo sasso stupendo dipinto. Leggi un po'. Dipinto a mano. Ciao Sabriale, da me e mia mamma. Spero che vi piaccia, Sara. Grazie, grazie. È stupendo. Buoni, noi li adoriamo. Questi li avevo finiti, quelli al cocco, grazie. Lettera privata da Selene, quindi non la leggo. Non la leggere privata. Un portachiavi giapponese. Una comoda questa. Una borraccio, sì. Comodissima. Oddio, che belli. Riconosco già dei colori. Calzini antiscivolo. Oh mio Dio, Woody e Buzz antiscivolo. Me le metto subito addosso adesso. Faccio un po' di calamita. Vai. Calamita con un albero. Calamita, direi la Sardegna dalla forma, non lo so. Portachiavi per mia sorella con Oxer. Un'altra calamita dalla Sardegna. Una calamita dalla Sicilia, dalla Trinacria. Agrigento. Venezia. Marina di Massa, da cui passeremo fra due ore. Esatto, poi qua ci sono le cose per fare i glitter, per fare gli slime, colle utilissime. Non sei pronta a vedere questa calamita? Vai. Beh, c'è questa di Paestum e poi c'è questa. Dov'è da Paestum? Parma. No, è bellissima! Un braccialetto che però io utilizzo come cavigliera, quindi me la metto subito. Un memo per gli appunti, sempre utile per fare le cose per il supermercato. Calamita per le papere. Una bellissima riproduzione di monili sardi, talismani della Sardegna, guardate che meraviglia. Si chiama Coccu, grazie amore. Una calamita con scritto una casa senza un gatto non è una casa. Tu avevi detto che volevi il cubo di Rubik. Il cubo di Rubik, tra l'altro questo qua è bellissimo, grazie. Uno per te. Bello, come quello di prima. Fatto sul legno. Oddio, la calamita dei peanuts. Ma che belle queste calamite. Sempre una calamita da parte della pussola del mercato, me la ricordo, lei è la pussola del mercato. Oh mio Dio, una bella pallina per Goggo, Vai a prenderla mia. Pronto? Sfilza, certo. Di calamite. Vai. Vai. Calamita delle Canarie, Florida, eccetera, bellissima. Sicilia, Sardegna, Senigallia. Una donna che ha ragione, un uomo che ha ragione è single. Hai capito? Calamita da Teramo. Aspetta, ce n'è una per Andre. Magari fosse tutto così semplice come ingrassare. Una casa senza un cane non è una casa. Poi una con una poesia fantastica. Che bello questo cocco fatto con le vostre mani, è stupendo. Questa è dalla Sardegna. Non le avevo mai viste, le pussole fatte tipo, non so, i cuccioli cerca amici. È da montare, ma guardate che bello, mettiamo qua, brava nonna. Una calamita gogghina. L'altro pigiamini mask. Un cuore. Ma che bella questa. Savona. Questi sono dei fogli multiuso, i notepad, a forma di gatto. Altri sacchettini per la cacca, yeah, quanta roba. Calamite di Maldive. Ammazza. Una con un delfino. Una di Vicenza. Salutiamo tutti i gatti che ci seguono. Giustamente, mercato di Angera. Beh, questa è bellissima, di Cremona, guardate che bella. No, e poi ci sono delle cuffie a unicorno. Due calamite, una con un cane e una con dei girasoli. Una calamita a forma di pullman. Da Londra sarà. Tirana. Wow. Wow, bellissima. Dalla me. Finito. No, c'è un bracciale per te, l'avevo visto prima. Da Irene. Bello con la chiave di violino. Me lo metto su. Controllate un po' cosa c'è. Se c'è un ciclo. Adesso guardiamo, no? Sarà un regalino da aprire. Una biglia, ragazzi. Quante ne avevo quando ero piccola. Di biglie, quante! Che ricordo mi avete sbloccato. Quindi ragazzi, noi vi ringraziamo per tutto questo affetto. Lasceremo grazie un po' di cose alla nonna, perché altrimenti non riusciamo a portare a casa. La nostra casa si riempie ancora di più. La casella postale per ora prende una bella... Pedro ti ha risposto. Per ora prende una bella pausa, quindi vi chiediamo di non mandare più cose, perché dobbiamo intanto smaltire un po' questo, smaltire tutta la plastica, i rifiuti, tutte le cose da buttare. Quindi facciamo un attimino di pausa, poi riprenderemo più avanti. Vi ringraziamo per l'affetto che ci grazie mandate davvero. Ogni giorno. Siamo pronti, prendiamo un po' di roba che la portiamo in vacanza, in camper. Certo che sì. Fai una bella chiusura delle tue. In questo fine di estate ricordatevi di passare del tempo con i vostri genitori, con la vostra famiglia, e di finire i compiti. Bravo. Altrimenti quando tornate a scuola vi rompono il sederino. E muoviamoci a mangiare, perché abbiamo detto che mangiamo fuori, ma tra poco viene il diluvio. Ciao! Do you know the muffin?